oggi una ciambella inaspettata. Ciao a tutti! E benvenuti nella nostra cucina virtuale! Sì, oggi qualcosa di inaspettato. Ma veramente? Come dare vita al pancarré e non come fanno i due vecchietti con le cose. Che lo fanno più spesso. Lo fanno più spesso. Noi non solo la facciamo più spesso, la facciamo anche... Smettila! Noi lo facciamo anche più largo, più lungo. E anche rotondo. No, questo taglia. Allora, cosa stavo dicendo? No, questo lo lasciamo invece. Sentila. Oggi un ciambellone rustico salato fatto con il pan bauletto. Io ho visto una foto su Instagram così passando e mi sono innamorata della forma. Poi tutto il resto l'ho messo io a fantasia. Quindi non so quale sia la ricetta originaria, ma adesso vi mostro la mia. Andiamo di là. Ed ecco gli ingredienti per la nostra buonissima torta salata al pan bauletto integrale. Quindi questi altri ingredienti non servono? Serve tutto, ma la base è la sorpresa, è il creare la base per una torta salata squisita con il pan bauletto. Benissimo! Quindi una confezione di pan bauletto o simile. Noi abbiamo il pan bauletto tarocco della Lidl che comunque ha ingredienti va bene, buonissimi. Dai, un pancarré integrale. Potete usarlo anche bianco, noi lo vogliamo fare integrale perché siamo salutisti. Oh, certo, poi con il resto... Va bene, abbiamo questo, diciamo questo. Pan bauletto, una confezione. A noi occorreranno 3 uova, un po' di olio per ungere la teglia, mezzo bicchiere di latte, 250 g di parmigiano reggiano grattugiato o grana padano. Nella mozzarella io ne ho qua 400 g, voi regolatevi per le quantità che desiderate. E 3 sottilette, perché nelle mie preparazioni rustiche le sottilette non mancano mai, perché danno quella cremosità. E quelle calorie. Un pochino di Philadelphia non light, la Philadelphia normale o un formaggio cremoso. E come farcitura principale, come verdura, ho dei peperoni che ho messo al forno a cuocere e che ho poi pulito, pelato, e poi naturalmente sale e pepe a piacimento. Per creare la nostra torta salata ci servirà una teglia a ciambella. Potete farla anche in una teglia tonda o in una teglia da plum cake, però a ciambella viene molto carina. Allora, senti, simpatico individuo, la finisci? Cominciamo subito. Allora, spacchiamo 3 uova. 1. Aggiungiamo metà del nostro parmigiano, quindi 125 grammi. Che ridi? Poi? Il mezzo bicchiere di latte. Sbattiamo ben bene il tutto. Questa ricetta è una ricetta di tua nonna? No, è una ricetta che ho visto su internet, che mi è piaciuta, però di cui non sto seguendo la ricetta. Cioè, ho visto la forma del risultato, ma sto cambiando tutti gli ingredienti. Bravo! Mettiamo da parte. Adesso tagliamo a fette sottili la mozzarella e mettiamo da parte la mozzarella tagliata. Apriamo nel frattempo le nostre sottilette, quindi stiamo preparando tutti gli ingredienti per essere poi assemblati, e tagliamole in piccoli spezziamole in piccoli pezzettini. All'interno della mistura con le uova e il latte mettiamo un pizzico di sale e un pochino di pepe. Io ne posso usare proprio poco perché a Gabriele procuro un effetto collaterale, niente male. Ma voi, sì, se volete, abbondate. Quella fastidiosa malattia, quella DRA. A questo punto ungiamo ben bene la teglia. Prendiamo il nostro pancarré e su ogni fetta stendiamo un sottile velo di Philadelphia. Beh, è un velo pietoso? Gabri, la smetti di importunarmi? Glielo dite di finirla di importunarmi? Ah, spalmata tutta la Philadelphia su tutte le fette, basta e avanza, Una confezione. Mamma mia, cominciamo a creare il nostro piatto. Prendo una fetta di pancarré, la ricopro col peperone, metto sopra
una fetta di mozzarella, brava, un pezzettino di sottiletta e un pochino di grana o parmigiano e la adagio sulla teglia. La prima la lascio un pochino così in pendenza, diciamo, e faccio così con tutte le altre fette. Guardate, rimanete con me. Guardate quanto è bella già così. Veramente bellissima, guarda. Adesso colate su tutta la torta. Ma sei sicura di farlo così? Tu non centrerai mica il buco al centro, sicuro? Sicuro? Io non devo centrare il buco al centro. Dico, tu lo centrerai? No, ti prego. Versate su tutta la, la torta il guazzabuglio di uova. Oh, hai ragione, cavolo, centrate il centro. Vabbè, sono troppo campionessa. Ti conosco. Troppo campionessa. E poi, siccome io sono, come diciamo dalle nostre parti, una gran panzara e voglio aromatizzare al meglio, prendo il sughetto dei peperoni e gliene verso. Sapete il sughetto che rilascia? L'acquetta dei peperoni che rilascia? Ecco, gliene verso un po'. Ma secondo te questo posto quante mila calorie è? Ma tu mica te lo devi mangiare tutto, ga. Mamma mia. Devi mangiarne quanto un tramezzino, 2/4 fette. E questo per quante persone è? Questo è per 6-8 persone, amore. 6-8 persone, mi spiace darti questa brutta notizia. No, per carità. Con il rimanente pan grattato, fatto questo, cospargete tutto il resto in forno a 180 gradi per 25-30 minuti fino a quando non si creerà una buona crosticina. Suggerimento di Ombretta: fatelo andare una prima volta, fate passare il tempo, quindi uscitelo dal forno, fatelo raffreddare e rapprendere, quindi prima di servirlo rinfornatelo, riscaldatelo, fate fondere di nuovo tutto e servitelo. Quindi non servite mai le cose cotte al forno e così succulente, diciamo così, in prima battuta, perché in seconda battuta è come quando diciamo il giorno dopo è più buono, è la stessa cosa, i sapori si amalgamano meglio, diciamo così. In forno per 25-30 minuti. Benissimo, e quindi guardate che bella questa torta salata. Tra le altre cose, aia, ma sei proprio calda. La testina. Tra le altre cose voglio farvi notare che la parte dell'uovo con il latte è rappresa, quindi adesso io, appena si fredderà un pochino, scrosterò le pareti e aprirò la cerniera della torta e la servirò senza, aia, senza, ancora? E la servirò senza la teglia tutta attorno, quindi sarà veramente veramente bella. Insomma, ragazzi, secondo me è un'idea appetitosa per una di queste serate davanti alla TV con gli amici o con il vostro marito. Fai comunque una serie di situazioni. Che ne so, ora che c'è Sanremo, durante le partite del football americano. Certo, c'è stato adesso, cosa c'è stato? Il la Super finale Bowl. Del Super Bowl. Questa sempre. Era perfetta. Questo sarebbe stato perfetto. Quindi invitiamo i nostri amici americani per il prossimo certo. Super Bowl. E soprattutto diteci voi con cosa la farcirete, se la farcirete con i salumi, se la farcirete con le verdure. Continua con le tue elencazioni, naturalmente. E che ne dite se ne proviamo una dolce? Vi una piacerebbe? Dolce, una salata. Dai, una dolce, una salata, una così una e là. Basta, ragazzi, vi lasciamo le foto. Qui proprio. Siamo in piena liscia, come si suol dire a Catania, e noi ci vediamo subito dopo le foto. Ciao! Che voi potete realizzare questo simpatico. No, non è simpatico, diciamo le cose come stanno. Simpatica torta salata. È strabuono, è buonissimo. Ci abbiamo fatto due cene. È una quantità quella che abbiamo dato per 6-8 persone, a seconda che siano più o meno golose. Ed è buonissimo, tutto sommato neanche pesante, veramente, veramente gustoso. Potete farcirlo in 3585 modi che adesso vi andrò ad elencare.
Sì, ti prego, dai, rimaniamo qua. No, dai, non ve li elenco, però magari qualche altro modo ve lo faremo vedere in qualche video, se voi vorrete, scrivetecelo qua sotto, e sicuramente molto presto voglio provare una versione dolce di questo tipo di ciambellone rustico, velocissimo da fare, gustosissimo da mangiare. E quindi, se siete amanti del pan carré e delle ricette veloci, perché voglio dire, è una ricetta anche veloce, sì, una cena in 25-30 minuti riuscite a farlo, provate questa ricetta e noi ci rivediamo presto. Sulle vostre tavole rustiche. Ciao!